L'attraversamento del Salar di Uyuni è una delle tappe più emozionanti del viaggio. Prima che le Ande si sollevassero, l'attuale altopiano era a livello del mare e sulla sua superficie si formarono depositi di sale. Ora questo mare è diventato un immenso bacino interno dell'altopiano privo di sbocchi al mare e qui, a 3650 metri di altitudine, si trovano gli attuali salares. Il maggiore è il Salar de Uyuni, che si estende per oltre 10.000 km quadrati, formando il più alto deserto salato del mondo e la più vasta riserva di sale. Si stima che il Salar di Uyuni contenga 10 miliardi di tonnellate di sale, di cui meno di 25.000 tonnellate vengono estratte annualmente. Il Salar di Uyuni rappresenta anche un terzo delle riserve di litio del pianeta e importanti quantità di potassio, boro e magnesio. Nel cuore del Salar sorge la bellissima isla di Incahuasi, la casa dell'Inca, dove questi sostavano nei loro spostamenti verso sud. Un rilievo di circa 150 metri di altezza, completamente coperto di enormi cactus centenari. Un'isola in un mare bianco, dove neanche le immagini possono appieno esprimere la sua maestosa ed abbagliante bellezza. Il cactus gigante che ha colonizzato l'isola di Incahuasi è il simbolo di questo fragile ecosistema. È il più alto fra i cactus colonnari e può superare i 10 metri di altezza e un metro e mezzo di circonferenza. La crescita è molto lenta e non supera i 5 centimetri annui, per cui un cactus di 10 metri potrebbe avere all'incirca 200 anni.